Adesso il calamo di zanzare. Da cosa hai messo zanzare? Bene, ne ho molte. Ah, ok. Cosa prendiamo? Io posso continuare con questi qua su. Con queste mazzelle, no? Sì, boh, quelli che più ci aggradano. Come altezza mi sembra che sia lui, sì. Attento che non ti arriva cosa addosso. Sì, questi sono lunghissimi. Questi non sarebbero male come due portanti, sì. In questi casi che per una perfetta narrazione ci vorrebbe un altro che ci segue con il drone. Poi Locro mi ha detto di piantarlo per terra, Neo. Ormai. Sì. Sì, fra una settimana. Un po' rischioso. Neuccio. Fiducioso. Non conosce questa terra. No, però ho pensato se facciamo i buchi e faccio tipo dei vasi. Tipo del terriccio dentro il terreno? Si può sempre fare, però... Tempo che si sveglia il seme, tempo che si fa la piantina, hai già l'erba di brutto pronta. Okay. Invece aver la piantina in vasetto, alto, che la diserbi in un lampo, fresi e la trapianti, okay. È l'unica cosa tecnica che mi fa un po' dire giobbiamoci, sì. Passare con questi ferri in mezzo alle nostre coltivazioni adorate è un grande rischio. Abbiamo praticamente tutto. Ah dai, perché adesso lui la fa la fila fino in fondo. Fino in fondo, esatto. Come dici? Dici che basta il buco? Beh, mi sembra fatto come se non più degli altri. Scende un po'. Adesso ci diamo il martello. Mi sembra che stia scendendo, no? Perfetto. Adesso replichiamo dall'altra parte. Vai. Per cui, trivella, tubo. La senti la vita che incomincia a brulicare? Senti il rumore della nascita dei fagioli? Anche del glorioso mais. Sì. Ieri sono arrivato qua con i pomodori. Qui non so se metterci altri pomodori o metterci qualcos'altro. Dove foro? Allora, in un punto che non ci spacchiamo la schiena. Provo a vedere un po' lì avanti. Ah no no, aspetta, così ti spacchi, devi svitarlo quasi del tutto. Ah sì? Sì, si tira fuori poco alla volta, proprio un pezzettino alla volta. Ok. E poi si cava con pazienza, e ditino, perché argillino. Vedi quanto è incollata. In questo caso mi piace tenergli cavata la forbia. Come si pone la tecnica dell'agricoltura no dig? No? No dig, i non vangatori. C'è questo nome in codice che è no dig, per dire io non la tocco proprio sotto. Io ci metto sopra uno strato di compost e pianto nel compost. Anzi, sotto lo strato di compost vado a mettere cartoni, tutto ciò che possa soffocare la crescita dell'erba, il che vuol dire però non prendere in considerazione la terra. Ma la lasci morire, tipo. Sì, tipo, cioè, quella sta lì com'è e io ci... Allora ci quella sul cemento, tipo. Esatto. No, la mano. Beh, dai, ci siamo. Penso di sì. Ora, cablaggio. Cappio. Agganciato lì. Metto sopra. Puoi anche metterlo... Bello. Ecco, almeno... È su e giù al tempo stesso. Te l'ho già detto che quando mi ritrovo a sbobinare i fili non posso mai fare a meno di pensare a Aleko Spanagoulis. A Aleko Spanagoulis. Praticamente è stato, non so se il compagno o il marito di Oriana Fallaci, e nella sua quotidianità era No. Malissimo. Prova a tirare un po'. Ciao. Cortissimi. Però è anche vero che siamo molli. Aspetta, vado a metà e te lo tengo su. Com'è? Meglio? Ci credo. Ma fagli il cappio. L'ha fatto. Aspetta, vuoi tirare verso di te il palo?
riesco a prenderla e venire a prendere questo. Terra zona anche a te. Aspetta, uso due mani. Vai. Proveriamo il palo storto duro. Fatto. Quando uno non vuole guardare in faccia il limite fisico. Come tira? Chissà come è messo di là. Questo è troppo. Questo è estremamente piegato. Questo salta via. Questa è una vera situazione kafkiana. Ma precisamente questo Kafkian chi è? Come ragionerebbe Birbal? Premesso che non riesco a immedesimarmi in Birbal perché credo che sia quasi inarrivabile, anche se la morale delle storie di Birbal dovrebbe proprio farci capire come ognuno di noi può essere Birbal. Allora, di là è storto duro, di qua è molto più dritto. Allora io a istinto storzerei anche questo, spingendolo in avanti di gretta ignoranza, un po' così. Ok, ecco, così almeno sono pari, ma neanche pari, l'altro più basso. Cioè l'idea è facciamoli essere storti tutti e due, così almeno quando in mezzo il filo andrà veramente in trazione magari piegano in modo simmetrico, altrimenti mi dà l'idea che l'altro si spacca e questo rimane su. Allora così è debole quanto l'altro, poi ci andiamo dietro. Allora se questo praticamente ingavagniamolo già sì, il più in cima possibile. Da smartellare? Buona. Allora questo ce li tiene su a destra e a sinistra, infatti già è meno slunghegnone. Questo beh è mollato? Si è abbassato? È un pelino sì. E se uno qui e uno là lo mettiamo a rinforzo di questo? Uno qui e uno là? Uno lo piantiamo qui. Anche? Cioè una volta che si riesce a smartellare questa spannina. Dice che riusciamo a smartellare. Sì. Prova a fermarti. Tipo così? Tipo così poi li leghiamo. Poi li leghiamo. Qual è il rischio di questo? Scivoli per così. Che scivoli. Io direi esatto. Fagli due o tre bei giri così. Io lo farei passare da qui, guarda. Allora. Questo passa sotto di qua. Questo pure sotto di qua e incrociarli praticamente in questo piano. Ok. Stringerlo bene, questo sempre sotto. Perché questo? Perché facendo così quello che noi abbiamo messo prima lo andiamo a stringere. Okay. Perché se tu passi sopra non sì, lo vai a stringere, sì, ma sì, sotto sì, sì. E adesso basta. Infatti, già si prova a far forza. Già mi piace un po' di più. Sì. No? Te no? Ah, ma sì, di brutto. Sì, perché così so di avere la possibilità di tirare lì. Esatto. Con questo che non si piega più, al massimo si spezza qui. Ah, niente, guarda, quando abbiamo finito questa fila qua, quando abbiamo buttato giù eventualmente o zucchine o quello che vogliamo nell'altro segmento, sì. Nell'irrigazione, pacciamatura, zappettatura ed è fatto, questo segmento è finito. La nostra testa era così, giusto? Sì. Non sembra che voglia spostarsi. No, vedi no. Il discorso è questo. Qui c'è il palo che cade a metà, il che vuol dire che anche questo segmento ha qui la sua metà. Mettiamo giù. Il discorso è che praticamente qui adesso eccolo qua ipoteticamente solido, ma diventerà ancora più solido
con tutti gli altri. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa nel settore di là dal palo centrale. E eccolo qua, è il turno dei tondini, che come vediamo in quest'altro segmento poi a una certa presenziano avvolgendosi al filo in corrispondenza dei pomodori e dei futuri fagioli. Allora, poiché per adesso abbiamo messo dei principali portanti che ci dividono il campo in dei macro segmenti, cominciamo dal mettere un tondino a sostegno centrale di ogni macro segmento che si genera tra i due primi pali principali. In questo caso la matematica ci torna indispensabile, che uno dice: ma cosa serve la matematica nella vita? Ecco, qui ce n'è uno, pomodori, conteggio 1, 2, 10, 16. Questo vuol dire che dobbiamo contare 8 pomodori a partire da questo, 1, 8. A ridosso del fagiolo cadrebbe il tondino, facciamo la verifica, devono essere 8 a partire da questo, 1, 5, 6, 7, 8, perfetto, i conti tornano, cominciamo con l'ingavagnamento. Si comincia con il classico ingavagnamento così, prendendolo semplicemente, poi a questo punto si turnica sul piano orizzontale e tac, si prende in questo modo, come si può vedere soprattutto dalla parte di qua. Qui è andato a stringersi, il filo si accorcia. Questa è la mossa tattica che ingavagna ampiamente. A posto. E questo è tutto ciò che andiamo a fare, a suddividere ulteriormente i segmenti in modo maniacale. Allorché, dopo aver compiuto una prima suddivisione dell'impalcatura in meta segmenti, i primi portanti sono stati inframmezzati dai primi tondini, presentano un ingavagnamento molto tattico che va a stringere inevitabilmente il filo mettendolo in trazione. Adesso facciamo la stessa cosa in questi segmenti ulteriormente rimpiccioliti, per cui secondo passaggio tondini che scandiscono a metà ulteriormente tutta la fila.